a tutti da Gabriele, bentornati sul mio canale dedicato alla programmazione Idenine. Vi ricordo come sempre di seguire il canale, seguire i video che pubblico. Per fare questo e non perdervene dovete cliccare sulla campanellina, fatemi diventare la Ferragni della programmazione Idenine qui su questi canali YouTube. E a parte gli scherzi, oggi volevo mostrare la cosa più sciocca del mondo, apparentemente, perché è questo quadrato. In realtà mi serve per arrivare rapidamente a quello che vi ho già mostrato nei titoli di apertura, ed è la funzione M197. Allora, cominciamo a fare un ragionamento, diciamo facendo qualche passo indietro. Allora, noi dobbiamo costruirci questo quadrato qui, che è un semplicissimo quadrato che magari possiamo anche riguardare più in grande. Ok, è un normalissimo quadrato da 200x200 con l'origine posta al centro, il nostro grezzo è da 240, e vogliamo realizzarlo appunto a questi spigoli vivi, ok, sui suoi quattro spigoli. Allora, vediamo cosa accade se noi decidiamo di programmare la nostra lavorazione senza l'impiego della compensazione raggio. Quindi io mi dovrò posizionare tenendo conto del raggio fresa, che è una fresa da 50, quindi di raggio 25, per portare, diciamo, il mio tagliente sulla quota x-100. Il mio centro fresa dovrà essere posto a x-125. Indico una profondità, ok, e quindi il nostro quadrato sarebbe quindi un fantastico giro sulle quote x e y di 125. Allora, un attimo che ci arrivo, la lentezza del mouse, y-125, e poi esco dal tetto, -170. Guardiamo la simulazione grafica, quello che accade è questo. Quindi questo qui è il nostro percorso, con, direi, particolare attenzione a come si svolge il movimento dell'utensile qui in prossimità dello spigolo. Noi stiamo lavorando senza utilizzare la compensazione raggio. Queste indicate tracciate in bianco sono le quote del nostro centro fresa e sono esattamente così come le abbiamo programmate. Questo è lo spigolo Y125, dopodiché cambierà la direzione per andare in direzione della X. Ok, mi rendo conto che sembra la cosa più stupida del mondo, ma in realtà appunto volevo arrivare ad un punto ben preciso. Quindi ora magari mi allontano un pochettino col posizionamento e vediamo di riscrivere lo stesso identico percorso, ma utilizzando la compensazione raggio. Allora, indico un approccio lineare tangente, quindi sulla quota x-100. Ok, potrei mettermelo così, 120 alla quota del mio grezzo, e poi mi prendo una linea lunga un pochettino più rispetto al mio raggio fresa. Quindi, raggiunta la prima posizione, a questo punto non faccio altro che proseguire con le mie quote X e Y 100 per contornarlo in modo corretto. Mi rendo conto che per voi fino a questo punto potrebbe sembrare quasi una perdita di tempo assistere a sto video, però ancora 30 secondi di pazienza e arriviamo al punto della funzione M197. E sganciamoci, che so io, 50 mm. Quindi, se ho scritto tutto giusto, ok, questa qui è la nostra lavorazione. Di nuovo porto la vostra attenzione qui. Vedete che, a differenza della traiettoria del centro fresa che abbiamo visto prima, quando abbiamo lavorato senza l'attivazione della compensazione raggio, ora qualcosa è cambiato. È cambiato perché nella programmazione con la compensazione raggio, giunto a questo punto che è il nostro Y100, in realtà diciamo che il tagliente rimarrà fermo su questo spigolo
mentre il centro fresa girerà attorno, quindi con una traiettoria circolare, e girerà attorno al nostro spigolo. Questa è una condizione che a volte può creare dei disagi, diciamo così. Può creare dei disagi perché in questa posizione abbiamo il problema magari dell'impegno fresa, che in questo caso, essendo su una diagonale, in realtà potrebbe crearci dei problemi, perché se qui l'impegno fresa è pari a 20 mm, che è la misura che abbiamo tra il grezzo e il nostro pezzo da lavorare, in questa fase qui l'impegno è maggiore decisamente. E quindi questo potrebbe creare problemi di vibrazione, problemi di stabilità del pezzo all'interno del suo staffaggio, insomma alcuni disagi. Ok, quindi qui possiamo fare un ragionamento di questa fantomatica M190. Quando siamo sul punto in cui dobbiamo realizzare uno spigolo vivo e vogliamo sopperire, diciamo, a questo, diciamo, piccolo problema di sovraimpegno fresa con relative vibrazioni, scossoni e quant'altro, ci viene incontro appunto la funzione M197. La funzione M197 va indicata sulla riga in cui si intende attivare un prolungamento della traiettoria del nostro utensile in modo da modificare quindi l'impegno fresa. Non cambierà assolutamente nulla per quanto riguarda il profilo che poi noi andremo realmente a costruire. Quello che cambierà sarà il comportamento del centro fresa attorno a quel punto. Quindi, per esempio, sulla linea qua, dove noi raggiungevamo la Y100, quindi in corrispondenza di questo spigolo, io posso attivare la funzione M197. M197, che, come viene confermata con il tasto ENT, prosegue nella sua sintassi chiedendomi quanto intendo prolungare tangenzialmente la traiettoria dell'utensile. Ora metto un valore tipo 10, quindi 10 mm, e andiamo a vedere cosa cambia nella realizzazione. Ok, guardate nello zoom, vedete che le nostre quote costruite sul pezzo non sono assolutamente cambiate. Quello che è cambiato è il punto in cui l'utensile girerà attorno a quello spigolo. Ora vediamo se riusciamo a arrivarci in blocco singolo e vederlo un pochettino rallentato. Vedete, qui è andata oltre lo spigolo Y100 e qui realizzerà il movimento. Quindi abbiamo prolungato di 10 mm questo punto qua. Vedete, anziché cominciare a girare la traiettoria, a cambiare la traiettoria del centro fresa in un punto, diciamo, parallelo a questa Y100, in corrispondenza di un Y100, l'abbiamo in realtà prolungata di 10 mm. Se proseguiamo con la nostra lavorazione, vediamo che questo intervento è stato infatti applicato solo su questa posizione qui, dove appunto noi abbiamo indicato quella Y100 M197 prolungamento di 10 mm. Sugli altri spigoli è rimasto esattamente come programmato e quindi come si comportava prima. Quindi in questo caso, essendo proprio un cubo, noi abbiamo la possibilità di prolungare su tutte e quattro i vertici la traiettoria del nostro utensile. Ok, e alla fine direi che uscendo passante può non occorrermi questo tipo di intervento. Eccolo qua. Quindi prolungati tutti gli spigoli in modo da modificare quindi l'impegno della fresa in queste fasi qui critiche e quindi ottimizzare la nostra lavorazione. Il valore del DL
Ovviamente non può essere la traiettoria prolungata di un valore maggiore del raggio fresa. Se ora io vi indicassi un 99, che ovviamente è eccessivo, ma comunque non verrà prolungata più del raggio fresa. E quello che verrà realizzato è una traiettoria sostanzialmente identica a questa lavorazione quando è realizzata senza l'applicazione della compensazione raggio. Appunto, molte volte non occorre simulare la lavorazione come se fosse senza compensazione, è sufficiente prolungare di qualche millimetro in questo caso, a volte di qualche decimo, quando magari si ha a che fare con una finitura, proprio per evitare la rotazione attorno allo spigolo che, diciamo, mi rimane sostanzialmente un po' come un punto morto, un punto fermo attorno a cui continua a girare l'utensile. Questo potrebbe creare appunto anche delle leggere, diciamo dei leggerissimi in finitura, dei danneggiamenti sul mio spigolo. Eventualmente ho la possibilità di prolungarlo, appunto nel caso di una finitura, sarebbe sufficiente anche prolungare la traiettoria di poco, proprio per far evitare il movimento su quel punto dello spigolo da costruire. Questa è la M196. Quindi per crearsi la possibilità di gestire il modo in cui il centro fresa ruoterà attorno ad uno spigolo vivo. Nient'altro da dire, anche a sto giro direi video brevissimo. La forma del quadrato semplifica molto perché permette di scrivere rapidamente dei blocchi di programma. Abbiamo visto così in modo abbastanza rapido l'intervento della funzione M197, che forse non tutti voi conoscevate e ora invece potete vantarvi di conoscerla. Nient'altro da dire, vi saluto, vi rimando al prossimo video e ciao ciao, buon lavoro a tutti!